È uno dei tanti comuni storici raggiungibili dal fondovalle del fiume Tanaro, dalla strada provinciale 12 oppure dalla strada collinare provinciale 126, dalla quale intraprendiamo il percorso. La stessa strada a questo punto si biforca per prendere due direzioni diverse. La strada provinciale aggira il centro abitato e prosegue poi in discesa verso la Valtanaro. La chiesa parrocchiale è dedicata ai santi Pietro e Paolo. È in stile barocco ed è stata costruita a metà Seicento, con ampliamenti successivi. Proseguendo lungo la strada si intravede già l'imponente struttura del castello, che è stato costruito fra il 950 e il 1000. È di proprietà della famiglia Capris e si è mantenuto pressoché intatto, sia nella struttura principale che nelle mura esterne, difensive a suo tempo e di sostegno. Il campanile è di seconda metà 800, ma la chiesa più antica conserva affreschi cinquecenteschi. La facciata neoclassica e ottocentesca. Dall'inferriata si intravede la Valtanaro.
Nelle colline circostanti vi sono chiese campestri che conservano affreschi del cinquecentesco anonimo maestro di Ciglié, che ha lavorato anche in altri edifici religiosi del Cuneese. Thank you.